Amici del Tempio, benvenuti al mio canale. Oggi in questo video una super intervista ad un super campione degli anni 70. Un campione che vi racconta il campione. Se vi piacciono i miei video, ragazzi, se siete in linea con quello che dico, mi raccomando, www.tempiomassimo.it, il mio nuovo sito internet, dove se siete in linea con i miei discorsi troverete tante cose interessanti. Iscrivetevi alla newsletter e vai col video. Allora, amici del Tempio, eccoci qua. Siamo in presenza di Rosario Capuana, uno dei più grandi maestri di karate d'Italia. Storico karate italiano. Facciamo prima dire, maestro, cos'è che non ha vinto nella sua carriera agonistica, i successi che ha avuto poi dopo il famoso campionato del mondo, tutto quello che ha fatto poi dopo col maestro Shirai e da solo. Beh, quello che ho vinto ovviamente sono tante le cose che non sono riuscito a raggiungere, però voglio dire, i miei risultati li ho pur sempre ottenuti e credo che non debba rimpiangere nulla a tutt'oggi. E maestro, quella famosa telefonata, lei era cintura marrone, la chiamarono, allora dai, pronti via, andiamoci a fare un campionatino europeo. Ma sai, sono tutti segni del destino. Una sera così sorprendentemente mi chiamò il mio maestro di allora, che era Angelo Abruzzo. Io ero solo un anno che facevo karate, ero una normalissima cintura marrone, non avevo mai partecipato a un campionato, una gara, una competizione, non avevo solo fatto del comité di palestra. E mi chiama Angela Bruzzo la sera e mi dice: ma Rosario, tu ce l'hai il passaporto? E io dico: sì, certo, all'epoca andavo in Jugoslavia a fare le mie vacanze. Ma tu domani mattina potresti partire? Ma dico: sì, io all'epoca lavoravo con mio padre, per cui è chiaro che avevo una certa libertà di disponibilità di tempo. Ma ce l'hai una giacca blu? Sì che ce l'ho una. Allora, domani mattina alle 10 ti trovi in via Piacenza. Ma far cosa? Domani mattina partiamo per Graz, che ci sono i campionati europei. Figurati, io non sapevo neanche che ci fossero i campionati europei. E così, in effetti, tutto iniziò con quel famoso campionato europeo di Graz. Cos'era successo? Era successo che durante, diciamo, lo stage di allenamento che avevano fatto gli atleti di allora, un giorno, una sera, adesso io non so perché mi hanno raccontato la cosa, Falsoni e De Michelis si scontrarono e uno si ruppe la mano e l'altro si ruppe il naso. quindi questo era il comité di allora, attenzione, quindi si liberarono due posti che dovettero a tutti i costi appunto rimpiazzare. E così io fui uno di quei due posti, andammo all'europeo e l'europeo, niente, il maestro Shirai disse: mettetegli la cintura nera, perché da cintura marrone non avrei potuto partecipare. E infatti mi dettero la cintura nera. Partecipai a questo campionato europeo, ma sai, ti puoi immaginare, era un anno che facevo karate, ti puoi immaginare che esperienza e che emozione che stavo vivendo in quel momento. E così, quel giorno, Mr. Capuana, tatami number one. Cavolo, dico, mi hanno chiamato sul centrale, a me. E figurati, lì mi tremano le gambe, ovviamente, però io mi giro verso i miei compagni. Cosa devo fare? Chi è quello lì? Ma vai tranquillo, quello è mai visto, non è nessuno. Vabbè, vado su, faccio il mio incontro, alla fine l'arbitro mi decreta vincitore. Tutti i miei compagni di squadra da lì prendono, saltano nel tatami, mi prendono, mi sbattono per aria, come quello che ha vinto chissà che cosa. Io allora alla fine dico: ma siete diventati matti tutti, cos'è successo? È successo che hai battuto il campione europeo in carica, Terry O'Neill. E questo è stato l'inizio di un destino, si vede che
era destinato che diventassi un atleta di karate, e così in effetti è successo. Il mio primo incontro ho battuto un campione europeo. Ok. Sì, come abbiamo nel video precedentemente che abbiamo fatto circa un anno fa, perché poi col maestro ci siamo un po' incontrati quasi per caso, mi ha chiamato, era qua in vacanza in zona qui vicino al dojo, oggi siamo qua e per me è un grande onore avere il maestro Capuana qui al Tempio Massimo. E praticamente, come dissi nel video, se non avete visto guardatevelo malissimo, è nato così per caso, chiamano un ragazzo, ma pensate voi, oggi sarebbe impensabile, un ragazzo che è in palestra, cintura marrone, lo chiamano, lo portano all'estero, questo non sa neanche di cosa stiamo parlando, fra poco, e vince niente po' di meno quel grande O'Neill, che a quel tempo era un campionissimo, una macchina da guerra, una montagna di muscoli. C'è di quelle foto con O'Neill che veramente fanno paura. Ma maestro, i famosi 14 minuti interminabili al campionato del mondo, dove la GKA, questo è poi il fulcro del video di oggi, mai successo nella storia del karate, mai successo, 14 minuti di riunione dove gli arbitri, un po' sotto pressione dagli organizzatori, un po' anche per la novità di questo ragazzo venuto da un'altra parte del mondo che mette così in crisi i giapponesi, insomma, ha fatto scalpore ed è passato alla storia, anche per questo ci feci il video. Maestro, ma 14 minuti, lì io fermo sul tatami. Cominciamo col precisare che furono 17 minuti. Ah, 17 minuti. Ancora di più. Sì, 17 minuti. È una situazione paradossale perché finisce l'incontro, io ero in vantaggio ovviamente di un Vasari, e il giudice centrale, come al solito, chiama il verdetto dei giudici, e due giudici di sedia ovviamente mi danno la vittoria, gli altri due giudici danno pareggio, e lui adesso si trova nella situazione di dover decidere, che è una responsabilità che era enorme, perché il suo giudizio avrebbe potuto, era determinante per il risultato, e quindi chiama i giudici a raccolta e lì incominciano a confabulare 17 minuti di discussione tra di loro per decidere che cosa, per decidere, così come lui fece, decise per il pareggio. E da lì iniziò, questo fu il primo incontro che poi abbiamo ripetuto la seconda volta, che finì sempre in parità, così dicevano i giudici. Il terzo incontro lo stesso, il quarto, il quinto incontro lo stesso, finiva sempre in parità, finché poi al sesto incontro in effetti lui riuscì a sorprendermi con un calcio circolare portato con la gamba, e il sesto incontro lo vise. Solo che a ogni incontro, dopo il primo come si può dire, round che terminò in parità, c'era una tribuna che era composta a piramide, no? Dove c'era la prima base, dove c'erano la maggior parte dei maestri, poi c'era un secondo livello, fino si arrivava all'ultimo livello dove c'era seduto proprio il maestro Nakayama. E quindi dopo il primo incontro, la prima fila dei maestri, tutti si saltarono addosso all'angolo di Tanaka, fornendogli tutti i loro vari suggerimenti che potevano dargli all'epoca. Così finisce il secondo incontro, e lo stesso discorso vale per la fila successiva, dove c'erano probabilmente maestri ancora di livello superiore, e tutti piombarono lo stesso, sempre nell'angolo, a dare il suo, e così, insomma, fino alla fine che rimase solamente in cima il maestro Nakayama, e poi seduti a metà tribuna c'era il maestro Shirai e il maestro Kase, tutti gli altri erano all'angolo di Tanaka. E così niente, quei 17 minuti trascorsero appunto in questo tipo di situazione. Diciamo che poi, come anche i giornali locali all'epoca avevano scritto, e niente, dicevano che appunto Rosario Capuana fece tremare la GKA, perché all'epoca, fino a quel momento, non c'era stato un occidentale che potesse pensare di battere un maestro orientale.
e quindi è stata una situazione diciamo un po' paradossale, un po' strana. E maestro, quindi Shirai, insomma, come ho detto nel video, vi ha allenato anche troppo, insomma, eravate veramente una nazionale potentissima e ne abbiamo parlato già per telefono. Parliamo un attimino di De Michelis, grande maestro De Michelis. Tra l'altro io sono un amante un po' di libri vecchi, il karate, c'è un mio amico fa i mercatini, gli dico sempre, quando trovi un libricino, mille modi per imparare il karate in 10 lezioni, portamelo. E oggi abbiamo questo libro qua, vecchio, penso degli anni, cioè sono già datato, gli anni 70, addirittura porta dietro Fesica, pensa un po', e c'è l'illustrazione del maestro Shirai insieme a Case e il grande De Michelis. Maestro De Michelis, lei mi ha parlato benissimo del suo compagno di squadra e mi ha sempre detto che non ha avuto forse il meritato riconoscimento di quell'epoca, di quei campionati. Parliamone oggi 5 minuti. Sì, si è parlato tanto del mio incontro, giustamente perché è stata una cosa... un episodio che non si era mai verificato, però bisogna dare anche il giusto riconoscimento all'altro mio compagno di squadra, Bruno De Michelis, che anche lui partecipò a quel mondiale, perché per ogni nazione potevano partecipare solo due atleti, infatti per l'Italia c'era De Michelis e io, e il primo giorno di qualificazioni a me tocca Mori e perdo, però poi vinco tutti i ripescaggi e quindi vado in finale. Lo stesso discorso anche Bruno De Michelis, al cui il primo incontro lui tocca Tanaka, perde, però anche lui vince i ripescaggi e va in finale. Quindi il giorno successivo praticamente ci troviamo 8 atleti, 2 italiani ovviamente, 2 giapponesi, 2 tedeschi, un brasiliano e un americano. Primo sorteggio e quindi la cosa strana, ma oggi appare strana, all'epoca non lo era perché i regolamenti erano completamente diversi. Comunque niente, cosa strana, altri sorteggi, a me tocca Tanaka appunto al primo incontro, mentre a Bruno De Michelis gli tocca Mori. Io sappiamo tutti com'è andata a finire con Tanaka, mentre De Michelis batte Mori. Poi De Michelis, il incontro successivo, che era quello di semifinale, batte, adesso non mi ricordo, l'atleta di turno, e praticamente va in finale. Va in finale dove avrebbe dovuto incontrare Tanaka. Però, stranezza di questo regolamento impugnato dalla JKE, e quell'incontro non si può fare. Quell'incontro non si può fare perché? Perché De Michelis nelle qualificazioni aveva già perso con quell'atleta, per cui per via di quel regolamento la finale non si disputò. Quindi vinse Tanaka e De Michelis non ebbe la possibilità purtroppo di battersi per la finale. Questo mi dispiace, oggi rispiace, come mi è sempre dispiaciuto, che di questo episodio non se n'è mai parlato, direi anche piuttosto sufficientemente, è quasi sempre stato dimenticato e ignorato. Quindi bisognerebbe dare a De Michelis quello che è di Cesare, e di Cesare, quindi avrebbe meritato sicuramente ben altra risposta e ben altra risonanza. E poi maestro, lei mi diceva che De Michelis poi ha avuto, cioè è andato avanti poi col karate anche lui, però ha seguito un'altra strada molto interessante col Milan degli anni 90, ci dice qualcosa? Sì, all'epoca De Michelis aveva intrapreso la strada della dinamica mentale, di cui poi era anche riuscito a diventare un insegnante di dinamica mentale. Infatti io mi ricordo perfettamente che in quel mondiale, quando lui perse col Tanaka nell'eliminatoria, la cosa sembrava che non lo toccasse più di tanto, era tranquillo, come dire, sì, intanto ti aspetto dopo. E per quel suo atteggiamento così, quindi lui contava molto sulla dinamica mentale.
Tant'è che poi successivamente sono venuto a sapere, perché io sono un grande tifoso di calcio e sono sempre stato un grande tifoso del Milan, che Bruno De Michelis fu ingaggiato dall'allora squadra del Milan di Berlusconi, dall'allenatore Sacchi, per fare della dinamica, per farsi appoggiare da uno psicologo tutti i giocatori del Milan, cosa che lui fu incaricato di fare, e infatti poi i risultati di quell'epoca del Milan di Sacchi sono ancora tutt'oggi riconoscimenti invidiabili in tutto il mondo. Infatti ancora la squadra oggi che ha determinato un ciclo, e credo che di questo gran parte del merito vada riconosciuta appunto a Bruno De Michelis, perché fu lo psicologo di quella grande squadra. Cosa che poi io, tra l'altro, di questo me ne avevano sempre parlato, ma non ho avuto mai la possibilità di averne conferma diretta, finché un giorno, poi guardando sempre una partita di calcio nel Chelsea, dove allora c'era l'allenatore era Carlo Ancelotti, fecero una ripresa della squadra e della dirigenza del Chelsea in Inghilterra, e dove mi apparve a fianco di Carlo Ancelotti appunto Bruno De Michelis, che aveva seguito anche il maestro, l'allenatore Carlo Ancelotti l'aveva seguito anche in Inghilterra. Quindi credo che Bruno De Michelis abbia lasciato un segno importante di quello che lui aveva iniziato a fare. Questo. Ok. E ultima domanda, maestro, poi la lascio andare. Gli allenamenti di allora, perché oggigiorno è cambiato tutto, è cambiato il mondo, è cambiato gli allenamenti, è cambiato la società, è cambiato il modo di rapportarsi con gli allievi, anche con chi fa agonismo, anche con chi veramente poi ci crede bene fino in fondo. Ma ho iniziato negli anni 80, quindi insomma, confronto a lei. Però già, insomma, negli anni 80 eravamo nella scia, insomma, del karate sempre un pochino duretto, diciamo. Ma gli anni 60, anni 70, io a volte sento maestri come lei, insomma, della sua età, che mi raccontano sempre, ma a quei tempi, lasciamo stare, lo stesso Balzaro in un'intervista, la vidi tempo fa su YouTube, lasciamo stare, non si andava là, ma a volte ci si pensa, entriamo, non entriamo, perché non sappiamo come va a finire. Allora, maestro, ci dà conferma? Sì, sì, assolutamente vero. Quello che ha detto Nando Balzaro è assolutamente una verità. Io infatti mi ricordo che dopo quel primo campionato europeo sono entrato a far parte di una cerchia di atleti a cui era consentito, mi ricordo, il mercoledì sera c'era un famoso corso che si chiamava la Yamato Damashi, ed era un corso esclusivamente per agonisti, dove praticamente tu sapevi di entrare, però non sapevi se poi saresti riuscito con le tue gambe, perché ogni sera c'era qualcuno che finiva in ospedale. E quindi io confesso che quando tutte le volte che partecipavo al mercoledì sera a questo famoso corso della Yamato Damashi entravo e con titubante, devo dire, mi tremavano anche un po' le gambe. Per fortuna io poi ne sono sempre uscito indenne, però era veramente un corso che poi non sapevi quando e come saresti uscito. Gli allenamenti, io ti dico, gli allenamenti che facevamo noi, diciamo il nostro gruppo abbastanza ristretto, dove c'era appunto io, Carlo Fugazza, Enzo Montanari, Nino Tamaccaro, Beghetto, era un gruppo di 5-6 ragazzi, avevamo la possibilità di allenarci e lo facevamo, ti dico, alla mattina ci si allenava alle 7 della mattina,
solo questo gruppo ristretto, diciamo dalle 7 alle 8 della mattina. Si andava poi a fare colazione, alle 10:30 c'era sempre un secondo allenamento, sempre di questo gruppo ristretto, dalle 10:30 alle 11:30. Poi alle 12:30 c'era un allenamento che era libero e aperto a tutti, dove c'erano tutti praticamente gli istruttori, praticamente, insomma, un corso di un certo livello in cui noi facevamo lo specchietto per le allodole, ovviamente, dovevamo partecipare anche noi a questo corso, che per noi era inutile, però dovevamo servire da esempio per gli altri. E c'era questo altro allenamento dalle 12:30 alle 1:30. Poi si andava a pranzo, alle 16 c'era un altro allenamento sempre di questo nostro gruppo ristretto, che era dalle 16 alle 17. Poi ovviamente si faceva la nostra bella doccia, poi ognuno di noi andava in palestra e iniziava l'insegnamento dalle 18 di sera fino all'ora totale. Quindi tutta la giornata era interamente dedicata al karate. Direi che questa impostazione che l'allora maestro Shirai ci aveva dato e praticamente era finalizzato a formare, a costruire delle macchine di combattimento, insomma, aveva fatto delle macchine di combattimento. E maestro, chiudiamo qua. Shirai, maestro Shirai, mi sembra una settimana fa ha compiuto gli anni, non so se 85, c'è poco tra lui e Sensei Miura, più o meno, come forse Miura un po' più giovane, non lo so. E Shirai era veramente così enigmatico, era veramente così terribile, era veramente così unico, strano. Bah, due parole. Cosa devi dire? Shirai ovviamente è stato il nostro maestro, il nostro sensei, la nostra guida. Direi che quello che ha fatto la nostra formazione, cioè quello che noi siamo stati e siamo ancora oggi, è ovviamente tutto merito suo, perché quando noi ci si allenava alle 7 della mattina, alle 10, alle 12 e alle 4, lui si allenava con noi, quindi anche lui partecipava alla nostra vita, quindi anche lui è stato un esempio estremamente determinante. Ti dico che è quello che ha cercato di fare di noi non solo delle macchine da combattimento, ma ha cercato di creare, come si può dire, dei piccoli samurai, ecco, e quindi è stato decisamente determinante per la nostra formazione. Quindi bisogna dare un merito, un atto a Shirai di quello che ha fatto, non solo per noi, ma soprattutto per il karate italiano. Senza di lui probabilmente nessuno di noi non saremmo qui, non saremmo esistiti. Okay. Allora maestro, grazie per l'intervista, grazie per essere venuto a trovare qui al Tempio, è stato veramente un onore per me avere qua il grande maestro Capuana, testimonianza importante su un karate che forse non esiste più, o insomma oggigiorno, come tutti sapete, amici mi seguite, sei un po' allentata la cosa e ce ne dispiace, ma come sapete cambia la società, cambia un po' i modi di allenare, di approcciare alle nuove generazioni. Pensate voi, 7 di mattina allenamento, poi immaginate che allenamenti che erano, doccia, poi ci rivediamo alle 10, poi ci rivediamo fino alla sera, cioè, oggigiorno, poi lo dica lei maestro, che anche lei alla palestra fanno un'ora, 50 minuti e già gli viene c'è il mal di testa, e insomma è cambiato un po', maestro. Sì, no, i sistemi di allenamento sono totalmente cambiati, il karate di all'epoca, di allora, non esiste più, come dicevamo prima, entravi, non sapevi come saresti uscito. Allora c'era un kumite che era completamente diverso. Primo, era un open, quindi non c'erano limitazioni né di peso né di nessun genere, quindi era una categoria unica, open. All'epoca la preparazione atletica era un aspetto
completamente sconosciuto. Io quando poi ho guidato la nazionale italiana di comité della federazione e mi sono trovato di fronte a situazioni completamente diverse, la preparazione che era completamente diversa, prima di tutto categorie di peso che alla mia epoca non esistevano, poi secondo la preparazione atletica era un elemento fondamentale nella preparazione e nella cura dell'atleta, e poi c'era l'aspetto tecnico, quindi erano tutte completamente diverse. E all'epoca, ovviamente in quel periodo, il controllo fu un elemento determinante, cosa che ai miei tempi era un particolare secondario. Va bene maestro, grazie a lei, grazie per l'intervista e ci sentiamo, ci aggiorniamo. Volentierissimo. Ok, alla prossima. Alla prossima. Ciao amici del Tempio, ciao.